io sono nata in un ambiente dove l'arte è il circo e noi lo beviamo non con il latte, proprio lo respiriamo l'arte in tutti i sensi. Da secoli, in uno spazio circolare di 13 metri, la pista, gli artisti di circo di tutto il mondo creano delle grandi attrazioni per dare a voi gioia, sensazione, paura, emozione. Hanno creato grandi personaggi a cui si sono ispirati poeti, pittori, scultori, musicisti e grandi registi. Signori, il circo è questo. Il circo è sogno. Il circo brevemente è molto difficile a raccontare, però posso dirvi una cosa, il sogno realizzato di ognuno di noi è il circo. Cioè quando uno sogna, quando uno ha poesia, quando uno vorrebbe essere una cosa infinita, ebbene quello è il circo, come posso spiegarvi questo? Quando uno vuole andare oltre, no? Oltre. E ci si arriva oltre. È vero. Perché quando un acrobata riesce ad eseguire un esercizio mai fatto prima e il pubblico applaude e rimane così estasiato, e questo è oltre, questo è l'infinito. Sembra impossibile, i limiti vengono spostati sempre più avanti, ecco, vero? Brava, lei mi ha tolto la parola, il circo non ha limiti. Assolutamente non ha limiti.